La situazione degli ultimi 10 anni del benessere equo e sostenibile non è particolarmente buona e questo non è dovuto soltanto alle criticità dell'ultimo anno. Il problema è che ci trasciniamo delle difficoltà strutturali e storiche che non abbiamo mai risolto, anche quando alcuni indicatori sono in miglioramento, non lo sono al punto di avvicinarci alla situazione europea, oppure dietro questi indicatori si nasconde magari un aumento delle differenze territoriali tra nord e sud. Un esempio per tutti è quello dell'istruzione. Gli indicatori sono in miglioramento da un punto di vista dell'istruzione, ma quello che succede è che noi aumentiamo la nostra distanza nei confronti del resto d'Europa, distanza che è molto elevata anche nel caso dell'istruzione terziaria, quindi dei laureati, sia uomini che donne. Ancora, abbiamo annullato in un solo anno i progressi raggiunti in 10 anni di salute, li abbiamo annullati completamente al nord e li abbiamo annullati solo parzialmente nelle altre zone del paese. I posti letto sono diminuiti, gli infermieri, per abitante, per numero di abitanti, sono molto meno della metà, per esempio, di un paese come la Germania. Abbiamo i medici più anziani dei paesi OCSE. Si accentua il divario, con l'Europa anche nei confronti del tasso di occupazione, in particolare del tasso di occupazione femminile. Sappiamo che le donne hanno particolarmente peggiorato la loro situazione nell'ultimo anno e in questo senso si sono ulteriormente distaccate dall'Europa. Critica anche la situazione da un punto di vista ambientale. Migliora la qualità dell'aria, ma continuiamo ad avere dei livelli che restano critici, specie al nord. Progrediamo sui rifiuti, però abbiamo un problema di indicatori meteoclimatici ancora critici per l'effetto appunto dei cambiamenti climatici. Avanza il consumo di suolo nei 10 anni e soprattutto cresce l'abusivismo edilizio che arriva a dei livelli, torna a dei livelli che sono preoccupanti. Va sottolineato che segnali positivi emergono sul fronte della criminalità. Gli anni più critici sono stati quelli gli anni subito dopo la recessione, e invece complessivamente nell'arco dei 10 anni quei livelli si sono assolutamente abbassati e la situazione risulta in maggiore miglioramento. Migliora anche la situazione dell'inserimento delle donne nei luoghi decisionali, però purtroppo questo miglioramento è molto lento, sia negli indicatori, soprattutto negli indicatori che riguardano la presenza nei luoghi decisionali politici. È cresciuta, per esempio, la presenza, di donne a livello regionale, dei consigli regionali, ma quello che succede è che siamo ancora sotto al 25%, quindi una percentuale che continua a essere molto bassa. Siamo arrivati per effetto della legge Golfo Mosca a più del 38% invece di donne inserite nei consigli d'amministrazione delle società quotate in borsa. Riprende la partecipazione sociale e politica, e questo soprattutto nell'ultimo anno, dopo il crollo che c'era stato particolarmente accentuato. Il dato va sottolineato che si riferisce in particolare a un anno come quello dell'epidemia, in cui l'informazione politica ovviamente è stata particolarmente e maggiormente seguita dai cittadini anche per effetto della necessità di sentirsi maggiormente consapevoli e maggiormente informati.